Insomma, i tuoi primi lasciano un po' a desiderare. Va bene? E non sono solo io a pensarla così. Ehi! Quindi voglio accertarmi di persona che i secondi ti riescano meglio. C'è qualcosa su questo menu che non galleggi su una brodaglia grassa? Vado a domandare allo chef. Ora, la domanda è molto semplice. C'è o non c'è qualcosa di commestibile su quel menu? Stavo arrivando al dessert! Ehi, amico, che politica seguite per i menu speciali? D'accordo, maciste! Ora basta! Vuoi un menu speciale? Fatelo da solo! Io me ne vado! Sì, ma io... Sto zitto una volta, due volte, ma per me è troppo, è proprio vero! Non c'è gloria per gli artisti! Addio! No, aspetta un secondo! Ordine in arrivo, 3 piatti di maiale con pancetta extra a parte, 2 assaggini di formaggio piccante, 1 trionfo di fegato e cipolla e 1 bistecca scolpita a forma di trota. Tutto chiaro, dolcezza? 3 maialini in fiamminga, caciotta alla cayenne, il piatto della nonna e manzo con le pinne. Pronti! Ma che succede? Te lo spiego dopo, ora dobbiamo filarcela. Che sta combinando là dentro? Andiamo. Aspetta un minuto, io ho ancora fame. No, Cusco! D'accordo, facciamola semplice. Omeletta agli spinaci con pane integrale, capito? Arriva. Ma quanto ci vuole? Pronti! Gronk, ma che stai facendo? Un momentaccio. Perché non mi sorprende? Via la 9. Visto che ci sei, preparami lo speciale del giorno, senza brodaglia. Bene, la comanda. Sai che c'è? Cambio l'omelette con un bel tortino di carne. Tortino di carne. Gronk! Posso avere le patate a parte? Te le mettiamo in conto. Come contorno vorrei delle patate, grazie. Bene, con formaggio? Grazie, Gronk, il cheddar è l'ideale. Patate con cheddar? Patate sì, cheddar no. Senza cheddar? Perché io lo voglio. Con il cheddar? Il cheddar non mi gusta. Cheddar no. Cheddar sì. Insomma, lo metto o non lo metto? Lasciamo stare, ci ho ripensato. Al posto delle patate l'insalata.